Mi vedete in fase di montaggio video, sto lavorando ai video della Francia e assicuro che non è per niente semplice, perché ho una marea di materiale da condensare, da riassuntare. Il problema è sempre lo stesso, cercare di fare video non eccessivamente lunghi, però contemporaneamente evitare di tagliare parti che sono belle, parti che non possono essere rimosse. Adesso il viaggio in Francia è stato un viaggio importante, impegnativo, almeno per il sottoscritto. Quindi alla fine credo che tirerò fuori 3 o forse 4 video della durata di mezz'ora ciascuno. Quindi è una durata importante, però obiettivamente tante parti non possono essere tralasciate. Soprattutto il video della Normandia in cui parlo, in cui faccio vedere tutto i luoghi storici dello sbarco, insomma, non è che si può tagliare eccessivamente. Quindi sono qui che sbatto la testa con Final Cut tra tagli, ripensamenti, controllo della durata, insomma, questa è solamente una piccola premessa di quello che saranno i video. Come chiamerò l'intera serie? Penso proprio che la chiamerò Tour de France in moto, ovviamente. Trattandosi di un giro in Francia, è impossibile non chiamarlo Tour de France. Come al solito, come mia usanza, non vi lascio a bocca asciutta in questo video premessa e vi faccio vedere una carrellata di foto e qualche spezzone video bellissimi. Non dimenticate di seguirmi se non volete perdervi i momenti esatti in cui pubblicherò gli altri video. Mettete un bel mi piace perché secondo me me lo merito. E un saluto a tutti. Quindi noi adesso siamo qui, abbiamo superato Ginevra, quindi siamo qui, dobbiamo arrivare a Dijon e poi raggiungere questa città con un nome strano. Ecco, io mastico bene un po' di tedesco, me la cavo molto bene con l'inglese, però col francese no. Cioè, io qua leggo Troyes, non so come si pronuncia, quindi stasera andiamo a Troyes, Roberto. Sì, Daniela, sono 2 giorni che lo diciamo. No. Daniela, se tu vuoi venire con noi, no, io e Roberto andiamo a Troyes. In realtà è Troie. O Troia. No, Troie. Troie. Roberto, stasera andiamo a Troie. Sicuro che si pronuncia così. Abbiamo scoperto da un francese che si pronuncia Troia. Suona un pochino diverso. Qui a Ginevra, accanto all'appartamento che abbiamo preso, abita uno svizzero davvero simpatico. Per favore, disturbami solo per annunciare il secondo arrivo di Gesù Cristo, ma prima verifica che non è una diceria. Grazie. Eugene Smith. Simpatico. Sì, questo si chiama il flottante perché vedi come flotta, come si muove. Cosa c'è di strano? Un caffè au lait e un espresso? Cioè, bisogna cominciare bene la giornata, no? Facciamo colazione in un posto bruttino, eh? Di fronte alla cattedrale. Di fronte alla cattedrale de Santa Croix. Osserviamo Daniela mentre mangia, dai. Osserviamo. Tavolino sul sagrato del Duomo. Dai, vediamo come mangia. Osserviamo attentamente come mastica. Mastica. Guarda che le pubblico queste cose. Dem, che la giornata è lunga. Oggi facciamo tutta la Valle della Loira con un po' di castelli. Tout de celui. Secondo te ci saranno i coccodrilli?
potrebbe essere una delle una mia casa ideale, insomma. Non lo so, forse gli spazi sono un po' inadeguati. Oppure il bagno alternativo. E allora, tutte le varie posizioni vietate, tranne l'unica che è quella seduta. Te lo puoi scordare. Qui siamo all'abbazia di Cluny. Questa baguette ha qualcosa di strano, non lo so, qui c'è la forma della tua ascella, si vede. Allora, parte una fondue fatta nella madre patria della fondue. Questo invece bisogna tirare via la buccia o la mangio con la buccia? Con la buccia. Qui è sereno e lì piove di brutto. Quella è pioggia. Allora, non sto facendo una foto, quindi puoi mangiare, sto facendo un video. Ho fatto in tempo a togliere la GoPro ed è venuto fuori, ed è venuto giù il finimondo. Porco cane, in 7 chilometri è venuto giù tutto quello che non abbiamo preso in un giorno. Poi siamo arrivati e ha smesso. Hai visto? C'è la moto, la moto. Siamo in questo vicolo caratteristico di Troia, famoso paese per le case a graticcio. Poi c'è, dietro c'è questa bella tenda tutta personalizzata dai piccioni. C'è anche del muschio sulla battuta finale. Sì. Nel bagno di questo locale, se ti scappa la fufu, niente, solo pipì.
E allora sono le 9:20 e ancora c'è il sole. Si vede che siamo al nord. Alle Crotoie ho comprato l'adesivo di Le Crotoie. Qui siamo sulla spiaggia di Calais con queste simpatiche cabine. Che piccola questa spiaggetta, eh? Ma questo è l'oceano? Questo è l'oceano. Questo è l'oceano indiano. No. Il Pacifico. L'Atlantico. Adesso assisteremo allo scontro in diretta tra le due navi. Boom. Daniela, poi ci si chiede perché si fanno le battutacce sulle banane. Daniela, mettiti in coda, va. Mettiti in coda. Si trova à l'arrière du balcon, qui lui s'occupe de faire bouger la queue. E quindi qui siamo nella spiaggia, quella che abbiamo visto ieri sera nel film. Dunkerque. Ma qua è mezz'ora che camminiamo, ancora il mare lontano. Una volta c'erano i giapponesi con le macchine fotografiche, adesso ci sono gli italiani con la Insta360. Su quella palude lì va meglio la ruota da 19 o la ruota da 21? Secondo me non c'è via di scampo. Secondo me lì la moto affonda tutta. Che scenario fantastico, che bellissimo. Peccato non poter vedere la differenza tra la bassa e l'alta marea. Lì ci sono le barche in secca. Spiaggia di Arromanche. Come si pronuncia? Arromanche? Sì, mi sembra sì, non mi ricordo come è scritto, però si direbbe. Arromanches. Sì, senza la S finale. Arromanche. Bel cannoncino. Porca, quasi drona. Quindi noi siamo stati qua e adesso siamo qua. Lì sono morti crudelmente. E qui sono sepolti. Questa è solamente una piccola parte, questo cimitero è gigantesco.
Ogni tanto mi inquadro anch'io, guarda. Inquadro sempre voi. Il mare dello sbarco. Siamo a Mont Saint-Michel. È spettacolare il fatto che si erge attorno al nulla. Abbiamo un piccolo problema. Quale? Perché noi avevamo chiesto dei cappuccini piccoli, c'erano tre misure, piccoli, medie e grandi. Il cappuccino piccolo. Qui per piccolo intendono queste misure qui. Il grande. Non posso immaginare. Una settimana per me. A Dinan abbiamo trovato questa bella manifestazione. Oggi 14 luglio in Francia è festa nazionale. La presa della Bastiglia. Partecipare alla festa nazionale francese del 14 luglio? Fatto! 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 Questi due qua, ma guardate dove li porto, ma guardate, cioè, ma li porto in posti splendidi. Alla ricerca di una boulangerie. Appena siamo usciti, sempre come al solito. La non pioggia. Pioveva appena siamo usciti. Di mull, sì. Cozze, buone.
questo è Le Château de Vitré, inaspettato, bellissimo. Io però non ho ben capito il nome di questo castello, di questo luogo, adesso chiedo. C'è una capra o una pecora? Guarda che c'è qua. Questo è il mood di questo periodo. Qual è che hai scelto per fare l'arrosto stasera? Dani, tu sai parlare lo stesso linguaggio? Sì. Quindi dai, cimentati. Vabbè, spettacolo pietoso.